Allora, buongiorno e buon lunedì, buon inizio di settimana. Buongiorno ragazzi. E buon lunedì. Ieri non ho registrato nulla. Non ho registrato nulla perché non ho fatto nulla. Oggi non esco perché voglio sistemare un po' al meglio, anche se da settembre ci saranno delle grandi pulizie e voglio cambiare un po' la disposizione delle cose. Vediamo un po', voglio sistemare un po' nella sala, a parte che mi serve tipo una credenza per mettere tutte quelle tazze, tutte le cose che ho, perché io avendo il cucinino piccolo, avendo pochi mobili, ho occupato questo poi di contenitori di plastica, tegami, tutti questi qua. Poi aggiunsi questi che compriamo IKEA, dove faccio una piccola dispensa, voi lo sapete, però voglio sistemare un po' al meglio. Qui le giornate sono ancora caldissime e devo portare questo a sistemare la spalliera del letto. Ci sono parecchi lavoretti da fare. Felicità, dove vai a manica lunga? Non me la vado da nessuna parte. Sto qui. Mi piace questo E pigiama, quindi è adesso sistemo così alla carlona, però poi devo sistemare al meglio. Ho dei piccoli ritocchi da fare. Ah, vi devo far vedere le scarpe che ieri compriamo alla Champions per Felicita, per la scuola. sì, perché mi piacciono moltissimo, Sorry, ma Tamura. io volevo quelle La scelta è il azzurre, papà. facile. Io mi Volevo trovo bene le con la Champions, pregare. anche con l'abbigliamento, mi trovo proprio bene. Per la scuola ho preso Mi piacciono queste qua. moltissimo. Io poi ho un paio di Reebok che sbagliai il numero. Ho detto, vabbè, gliele metto. Questo che numero è? Aspetta, Feli. Grandi però Oh, sono qua. Mi sa lei porta il 28 adesso. Infatti, quelle della Champions sono 28. 28, giusto. Quindi queste qua della Reebok. plastrine lì E dentro quindi quella scarpe ce le abbiamo. ma sono anche E anche un altro paio. Questo è quanto. Ho visto un bel po' di abbigliamento. Ho visto aspettate che io metto un bel po' di abbigliamento per i ragazzi della Champions che a me piace tantissimo. aiuti Sì, per aspetta. favore. Se voi sfogliate il catalogo Champions, non è solo roba sportiva, hanno anche bei maglioncioni, belli, bellissimi. E prenderò qualcosa sicuramente, ragazzi, anche là. Mamma, Ci vediamo tra aiuti. un po'. Allora, ragazzi, mi bevo questo kefir melograno e lampone che è buonissimo. Ce lo siamo smezzato io e Sami. E ho ordinato il pane al panificio. E ora inizio a pulire. Voi come va la giornata? Fa caldo anche da voi? Ho visto il meteo, vabbè, ho sentito anche mia cugina ieri che è tornata. Quando è rientrata? Venerdì. E dice che lì fa caldo, però si aspettano già i temporali. Settimana prossima già è settembre.
Mamma mia. E quindi adesso pulizie. Bali non viene a mangiare perché sta tutta la giornata lì sul tetto del teatro a Cerignola. Io la passa di ieri per i ragazzi. Invece no, passa di ieri per i ragazzi. Da domani mangeremo tutti la pasta d'avena, la pasta di farro, no grano, perché gonfia. Il dottore ha detto: senti, inizia a eliminare un po' tutto ciò che fa gonfiare, il grano, cerca di mangiare un'alimentazione tipo pasta d'avena. Io poi ce l'ho, la posso fare anch'io. Io comprai la pasta venere e sono disposti tutti a mangiarla anche perché è buona, quindi faremo questa alimentazione corretta. Infatti ho ordinato il pane e i cereali e farro e segale. Anche perché tra un po' inizierò io a fare anche un dolce, la crostata di farro, la crostata d'avena, le farò io tutte queste cose. Oddio. Basta evitare determinate cose, basta iniziare un po', perché Bali si è gonfiato in un modo assurdo. È perché sta mangiando, io ho notato che sta mangiando quando non viene a pranzo, tipo oggi, che no, non le ho dato niente nella schiscetta, mangia i panini. Non si va a prendere il panino integrale, si prende il primo panino che trova. E ho notato che si è gonfiato parecchio, allora è una questione di glutine, e quello è. È sempre stato così. Mi ricordo mio papà quando ero piccola, io facevamo le feste per dei bambini. Organizzavamo noi le feste, papà preparava tutto senza glutine. Mi ricordo che si metteva i guanti per non toccare, contaminare. Ci sono sempre state queste cose. Adesso ancora di più perché il grano non è più come prima, la farina, prima non si usava solo farina 00. E perché adesso è cambiata, è tutta tagliata, lavorata, è processata. Allora cerchiamo di prendere le farine meno processate. Se si può evitare, basandosi solo sull'alimentazione, che ben venga. Poi se arriva un fattore più di medicine, di dottori, eccetera, eccetera, è già diverso. Ma perché non iniziare con un processo di alimentazione? Quindi, meno glutine. Poi ho preso su Instagram queste ricettine per stasera. Cosa fare? Devo fare le piadine di patate. Dopo vi faccio vedere come. Sono facilissime. Spero che mi escano come sono uscite nella ricetta. Farò queste piadine di patate. Per me invece non mi ricordo cosa c'è nella dieta. Oggi si riprende l'attività fisica. Pian piano inizierò con la pedana, poi farò gli attrezzi che ho fuori e basta. Di solito uno si prepara per l'estate, io invece mi preparo per l'inverno. Comunque, adesso ieri il mare era un cristallo a Barletta, l'ho visto perché hanno pubblicato delle amiche mie dei video mamma mia, era proprio un cristallo, non sembrava neanche il mare, sembrava uno specchio, che non ci fosse niente, invece era il mare. E vabbè, io purtroppo anche quest'anno sono andata solo un giorno, neanche mezza giornata. No, al Gargano, cioè avevamo organizzato, ecco perché non voglio organizzare, anzi ve lo prometto da oggi, non organizzerò niente, manco col pensiero, perché avevo detto, viene mio fratello, ce ne andiamo per 2 domeniche, una domenica, sul Gargano, così mio fratello rimane con mamma.
Mio fratello non è venuto proprio perché hanno comprato casa e giustamente io li capisco pure. Giustamente dice Virgì, siamo un po' che dobbiamo, perché poi hanno comprato casa e hanno iniziato a sistemarla, hanno messo già le zanzariere che prima non ce le avevano, loro poi vivono su un monte e c'è bisogno delle zanzariere, non vivono in città, quindi ci sono più insetti, ci sono più lucertole, ci sono più, insomma. E hanno fatto subito le zanzariere per tutta questa villetta, questa casa a piano. E hanno sistemato un po' la casa. Ora stanno pure nel pricio di averla comprata, se la vogliono sistemare, ma io li capisco. Anche se ho detto loro, va bene, non è che se venite qua, però. Cioè avete delle spese, non è che venite qui a Barletta, andate in albergo in un bed. E però loro giustamente dicono, vuoi venire, vuoi comprare quello, vuoi andare là a mangiare fuori, magari uno quando scende giù, soprattutto loro là che hanno pochino e niente, si devono spostare verso Rimini, Cattolica, loro invece sono verso Pesaro interno, quindi devono pur sempre uscire. Invece qua no. E vengono qui per uscire, per andare a mangiare un panino particolare, un piatto di pastecozze particolare, insomma, tutte queste cose. Li capisco. E quindi io niente Gargano. Quindi ho detto che da oggi non organizzerò più niente. Ma proprio niente, niente, niente. Ci vediamo tra un po'. Don't fly too high.
tardissimo, però vado a fare questo pranzo per me. Vado a grattugiare le carote. Mi faccio delle hamburger di carote ripieni con la mozzarella, le mangio queste con un po' di pane, così quasi mettevo in mezzo quello elettrico. Sì, dai, metto quello elettrico. Sì, grattugio elettrico. Allora ragazzi, ho grattugiato 600 grammi di carote, vado a mettere due uova. Grammi di farina di farro, di ceci, io metto questa di farro, sale, pepe, parmigiano. È l'una, eh? L'una e cinque, è tardi. Mescolo il tutto, meglio con le mani pulite. Ho preso una padellina, metto l'olio, di che vuoi? Questi sono i maxi burger di carote con la mozzarella. Questo si è rotto perché l'ho girato, mi sono fatta male che mi sono bruciata e ho tolto il braccio, e questo è l'altro che ho rotto pure, che mi vado a mangiare io. Comunque sono questi. Magari facendoli più piccoli è molto più pratico con la paletta a girarli. Comunque, perfetti. Buon pranzo e ci vediamo dopo.